Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Ring. Vedete l'argomento su, giù, là, altrove. È un titolo un po' strano. Gioca su alcuni argomenti, a loro volta protagonisti della politica triestina di questi giorni. Vi presento subito i nostri ospiti, partendo dalla mia destra, visto che a destra c'è un parterre più femminile, quindi da un punto di vista della cavalleria. Inizio da Antonella Grimm, consigliere comunale di Italia Viva, poi Buonasera. c'è Valentina Repini, consigliere comunale del Partito Buonasera. Democratico, e Sabrina Morena, consigliere comunale di Open Sinistra FVG. Poi subito la Morena la Buonasera a tutti e a interrogheremo perché è tutte. arrivata da Milano in treno e ha viaggiato con delle persone con delle mascherine, per cui. Alla mia destra invece Lorenzo Giorgi, assessore comunale al patrimonio, no Lorenzo? Tra le tra le altre, buonasera. Manuela Declic, consigliere comunale della Lega, e Buonasera. Salvatore Porro, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Allora, come spesso succede quando conduco io chiedo scusa ai telespettatori ed eventualmente anche agli ospiti, ma mi rivolgerò agli ospiti dando loro del tu, perché insomma, Perfetto. siccome ci diamo del tu fino alla sigla della trasmissione, mi sembra un po' strano poi dopo essere formale, ancorché sotto certi aspetti doveroso. Allora, cominciamo. No, adesso a sto punto Sabrina però Via tiraci, Sabrina. anche perché alla fine della nostra trasmissione avremo un'intervista che abbiamo registrato nel pomeriggio con Zhang Zhang, che è il presidente dell'Associazione Culturale Porta d'Oriente, che ci ha raccontato un pochettino quelle che sono le sensazioni di parte della comunità cinese in Italia in seguito appunto al diffondersi del coronavirus. Sapete che il governo ha decretato, credo sia lo stato di emergenza, no? È l'esatta. Allora, al di là Mondiale. di tutto, Mondiale. con chi hai viaggiato? Chi era sti qua con le mascherine? Ma no, devo dire, allora Milano mi è sembrata, c'era una situazione molto tranquilla, però sono stata un po' colpita sul treno in particolare, perché forse nella metropolitana c'erano delle persone magari asiatiche o giapponesi che mettono la mascherina, ma spesso Anche per se abbastanza spesso, tra l'altro, sì. proteggere cioè nel senso di un segno di educazione per non, se uno ha un raffreddore, di non trasmetterlo agli altri. Però dopo, a un certo punto, sono saliti due italiani, un uomo e una donna, che erano, insomma, che non so da dove venissero, però avevano queste mascherine, proprio quelle col respiratore, mi hanno Addirittura. colpito, io non capivo bene se erano Tipo Darth Vader. ipocondriaci o non stavano, però qualcuno aveva un po' di raffreddore, quindi, insomma, però devo dire che questa era una presenza. Sei guardato, ma. Cos'ha? Ti sei Sei guardata. guardato, ma Sì, che fa? no, ma più che Cambiato altro. posto, sostanzialmente, No, no, non penso. ho cambiato posto, perché, insomma, io penso che bisogna anche. Insomma, ho letto anche appunto stando in treno, una occasione di leggere più cose, quindi bisogna anche stare attenti agli allarmismi, perché molti dicevano in fondo ci si allarma, non ci si allarma per niente per l'influenza normale, che invece colpisce comunque anche, può colpire le persone più deboli in modo forte. Dopo mi è venuto anche in mente, ho detto magari sono anche due persone, penso, non so, un trapiantato, una cosa che Potrebbe anche magari le darsi, persone che potrebbe hanno anche darsi. avuto. Che hanno problemi di salute, poi Potrebbe dopo anche darsi. possono anche giustamente anche proteggersi di più. Tra l'altro c'è questa Non cosa. vorrei che si diffondesse, ecco, perché a un certo punto devo dire che la signora, l'ho sentita un po' così, ha detto: ma non è che vorrei passare tutto l'inverno con la mascherina. Beh, vabbè. Io sono ipocondriaco e non sono tanto preoccupato, se devo essere sincero, quindi Ah, vabbè. beh, Allora, infatti questo è un bel segnale, perché come? io, sapendo di questa tua fragilità, Notoria. diciamo, no, perché ne hai parlato, diciamo, non è che. E quindi il fatto Non che sono sei molto tranquillo, questo, preoccupato. sono contenta, Ok. perché ho detto. Poi, no, poi c'è una cosa anche surreale, se vogliamo. Pare che insomma, le farmacie hanno detto: guardate che non ci sono più mascherine, quindi non venite nemmeno a chiedercele, eccetera, perché pare poi che
la maggior parte di queste mascherine viene prodotta proprio nella regione da cui il virus è partito. Confermo. Insomma, sono quelle cose, quindi me lo confermate, ecco, non è una... Dovrebbe essere così. Dovrebbe essere. Allora, partiamo, cominciamo la trasmissione, diciamo, come me la sono eventualmente strutturata. Allora, nel lontano 1978, e per quattro estati, io partivo dalla stazione delle autocorriere per andare a trascorrere le vacanze a Santo Stefano di Cadore una settimana da un mio zio che era medico condotto del paese, il dottor Amelio De Diana. Mai avrei pensato nel 1978 che intorno agli anni 2000, in quella che era la ex, a quel punto, stazione delle Corriere, io avrei visto, che so, Carlo Giuffrè piuttosto che Mariangela Melato o Gabriele Ferzetti. Mai avrei immaginato nel 1992, nel 2000, che nel 2020 Sara Trifkovic potrebbe addirittura diventare anche argomento della prossima campagna elettorale, probabilmente. E secondo qualcuno, ben in alto nelle gerarchie triestine, questo è già incominciato. Allora, prima di scatenare, virgolette, il dibattito tra i nostri ospiti, perché in genere quando sono io che conduco è tutto leggermente più calmo di quando non ci sia Varino, prima di scatenare gli ospiti, facciamo vedere quelle che sono le ultime puntate della Querelle, che hanno visto i protagonisti nei giorni scorsi il consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Russo e l'assessore regionale alla sicurezza, ma segretario provinciale della Lega, Pierpaolo Roberti, proprio sulla questione Sara Trifkovic. Vediamo i tre servizi che abbiamo realizzato in questi giorni. Abbiate pazienza, durano poco più di 4 minuti. Dal ministro ho ricevuto disponibilità a seguire l'eventuale riapertura della pratica se saranno presentate delle novità in grado di convincere il ministero sulla bontà di un'operazione. L'oggetto dell'interlocuzione fra il consigliere regionale del PD Francesco Russo e il ministro in questione, Dario Franceschini, è niente meno che la Sara Trifkovic e le novità in grado di convincere Roma per poter dare riavvio alla pratica o perlomeno al dialogo fra le parti dovrà necessariamente passare per un progetto chiaro sul futuro di Largo Città di Santos, che deve mettere al centro il varco d'accesso di Porto Vecchio e quindi il futuro dello sviluppo dell'antico scalo. Solo così si potranno rimettere in piedi i rapporti per decidere se abbattere o meno la Sala, con idee chiare, definitive e di prospettiva. E in questa vicenda il ruolo del vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Russo, è quello di mediatore fra le parti, l'elemento di connessione fra Trieste e il Ministero, che al contempo è parte interessata di un bene della propria città, motivo per cui la richiesta al sindaco è quella di definire le alternative a Sara Trifkovic. Ho informato il sindaco di Piazza che ho parlato con il ministro della Cultura Franceschini, anche perché mi sembrava assurdo che non ci fosse dialogo tra Trieste e il Ministero, che ci si scaricasse le responsabilità, forse perché dall'inizio magari non era stata impostata al meglio tutta la vicenda. Io l'ho fatto anche perché credo che da un lato sia importante puntare sulla capacità di questa città di esprimere anche idee innovative. La Trifkovic sicuramente ha un valore storico, ma non è il Castello di San Giusto. D'altra parte però ho detto al sindaco che c'è bisogno che ci sia maggiore chiarezza da parte del Comune sulle finalità che avrà quell'area, su cosa si vuole fare di quella piazza e sul fatto che bisogna assolutamente trovare anche un'alternativa a uno spazio che probabilmente oggi è antieconomico gestire. La Trifkovic costa molto a sistemarla e costa molto a gestirla. Ci sono alternative in città, spazi culturali che bisogna utilizzare e su questo credo che il Comune di Trieste dovrà dare una risposta.
Le dichiarazioni del consigliere regionale russo sulla vicenda della sala Trifkovic hanno infastidito e non poco. Ambisce evidentemente a fare il sindaco senza prendere i voti e quindi cerca di intromettersi nelle vicende della città, non essendo presente nemmeno in consiglio comunale del comune di Trieste, semplicemente per logiche puramente di partito. È durissimo nei confronti di Francesco Russo, il segretario provinciale della Lega Pierpaolo Roberti, che vede come un'ingerenza da parte del consigliere regionale PD, l'essersi proposto come mediatore fra il Comune e il Governo per quanto concerne la questione Sala Trifkovic. Una questione che al momento, secondo Roberti, è solo ed esclusivamente tecnico-procedurale, con Palazzo Sipario e Ministero impegnati a comprendere se vi siano spiragli per abbattere la sala. Non c'è da far mediazione di carattere politico. Qualunque altro tentativo, fatto in modo strumentale, permettetemi, veramente squallido di affrontare questa vicenda, di inserirsi mezzo, di autonominarsi, autoproclamarsi mediatori, non si sa sulla delega da parte di chi, li trovo veramente assurdo. C'è dell'altro, e chissà che non sia alla fine il vero motivo del contendere, che cioè la questione non si sblocchi in tempi brevi e si trascini fino alle prossime elezioni. Per questo veramente sono molto preoccupato che questo non sia uno dei temi che vengano strumentalmente utilizzati anche per la campagna elettorale che avverrà fra poco più di un anno al Comune di Trieste, perché se questo sarà vuol dire semplicemente che manterremo tutto bloccato un'altra volta, o magari per risolverlo poco prima, perché ci sarà la manina amica poco prima delle elezioni, e questo sarebbe sicuramente un danno per la città di Trieste. Mi fa davvero sorridere l'attacco dell'assessore Roberti, che dice che ho fatto affermazioni gravissime. L'unica cosa che ho fatto è aver riaperto il dialogo tra il sindaco di piazza e il ministro Franceschini per provare a risolvere la querelle sulla sala Trifkovic. Francesco Russo non si scompone più di tanto e controreplica le accuse di Pierpaolo Roberti, attaccando in punta di fioretto e rivelando di essere già stato in qualche modo coinvolto dal sindaco di piazza. Probabilmente la Lega non lo sapeva, ma il sindaco mi ha ringraziato e ha organizzato da subito con il dirigente dei lavori pubblici un incontro tecnico sul tema. Russo prosegue affermando di aver preso l'iniziativa contestata da Roberti e dalla Lega per una ragione che a suo dire poco ha a che fare con le beghe politiche. A me non interessa, guardi, con grande franchezza, destra, sinistra, le coalizioni l'uno contro l'altra. Mi adopero perché si risolvano i problemi della nostra città. Qualcuno evidentemente lavora soltanto per fare propaganda. In coda, il vicepresidente del Consiglio regionale rivolge un appello a Roberti e a Fedriga: lavorate di più e meglio per Trieste. Forse sarebbe il caso che Fedriga e Roberti smettessero di fare propaganda, che guardassero le divisioni che, ahimè, bloccano oggi il Comune di Trieste e che facessero qualcosa per Trieste. Allora, il servizio era di Bernardo Gulotto. Se qualcuno dei telespettatori indovina l'autore degli altri due servizi, ce lo scrive e vince la possibilità di partecipare a una puntata di Ring condotta da Avarino. Allora, tre servizi. Abbosassi, sì, ma il premio Schiettezza intelligente per il 2020. Si immagini l'ultimo. Si immagini l'ultimo della vita, chi è? Cioè, mica allora, scherzi. Nel frattempo ho visto un SMS terrorista, perché c'è uno che dice: mi sa che le mascherine non servono poi tanto. Invece il consigliere Babuder propone a Sabrina Morena di venire lunedì in consiglio comunale con una mascherina. Ha scritto l'SMS. Pensavo che, perché è ipocondriaco. Esatto. Domanda per i buonisti che vogliono libera circolazione entro i confini: come mai queste malattie vengono sempre dalla Cina? SARS, aviaria, peste suina, coronavirus. Non siamo medici. Per fortuna. Allora, cominciamo dall'assessore Giorgi, che sotto certi aspetti parte in causa, insomma, per quanto riguarda la sala Trifkovic. Allora, intanto qual è la situazione? La scorsa 10 giorni fa, in una delle commissioni recentemente istituite per discutere del caso, il sindaco di piazza sembrava abbastanza rinunciatario, insomma, o quantomeno molto, molto più tranquillo rispetto ad altri giorni. Qualcuno ha detto sicuramente tattica. Adesso non so se... Sappiamo che il sindaco ha la tattica, e quando vediamo che ci sono situazioni del genere... Allora, partiamo da sgomberare il campo, almeno per quello che riguarda l'assessore Giorgi. Effettivamente è stata un po' un'anomalia l'abboccamento fra Franceschini e Russo, indubbiamente, perché
fa scivolare una questione tecnica, o almeno che noi valutiamo tecnica, su un piano politico. E qui lo chiudo. Poi la politica fa parte della vita dell'amministrazione, della vita di tutti i giorni, e quindi la campagna elettorale c'è già da sempre. Non è una brutta cosa, io la dico sempre, la campagna elettorale non è una brutta cosa. La campagna elettorale inizia il giorno dopo l'elezione e finisce 5 anni dopo. A prescindere da questo, invece dobbiamo dare delle risposte a Roma e delle indicazioni. C'è già un progetto, per quanto può essere visto, migliorato, ampliato, ma l'idea è ben chiara, è quella di mettere effettivamente al centro quello che è il portale storico del Porto Vecchio, perché la Tripkovic di fatto si trova... Noi abbiamo anche il rendering del progetto. Proprio per questo, perché la sala Tripkovic, che ha avuto la sua funzione indubbiamente pubblica come autobus delle Corriere, è importantissima per quello che riguarda la parte culturale, perché in un momento di difficoltà dei nostri teatri, in particolare il Teatro Verdi, è servita tantissimo per continuare ad avere un'offerta per i nostri concittadini importante da quel punto di vista. Ma oggettivamente oggi gli stessi che organizzano la parte culturale della nostra città, la stessa fondazione, l'ha messa da parte per tutta una serie di valutazioni che inutili andiamo a ripeterci anche con delle visioni diverse, ma questa è la situazione odierna. E la città è cambiata, quella zona è cambiata, perché probabilmente 10 anni fa nessuno si aspettava che Porto Vecchio potesse diventare parte integrante della città e futuro della nostra città. Buono. Per cui va rivista assolutamente quello spazio. Spazi culturali alternativi, ho sentito dire qualcuno, ma io sono da 2 anni che porto avanti l'idea di recuperare un teatro vero e proprio, che è quello dell'Auditorium di via Torbandena, di proprietà del Demanio, storico, ci siamo andati l'Auditorium, tutti, bravo. È stato chiuso nell'85, ma ad esempio è stato il punto d'accesso di Claudio Abbado, che ha fatto il suo esordio a Trieste, negli anni 60, è una sala che può essere recuperata nel cuore della città. Il Demanio ha già fatto un intervento importante di messa in sicurezza del controsoffitto che era crollato, di eliminazione dell'amianto. Certo, ci sono delle problematiche inerenti possibili uscite di sicurezza, sì. Però si possono vedere tecnicamente. Questo vuol dire che non perdiamo nulla dal punto di vista degli spazi culturali, anzi ci guadagniamo, perché oggi oggettivamente la sala Tripkovic non è riapribile per tutta una serie di motivi, almeno noi riteniamo così, e ci guadagna la città e i turisti avendo una piazza d'accesso come tutte le grandi città. Ricordiamoci che abbiamo 1 milione di turisti che arrivano a Trieste e che potranno essere portati verso il Porto Vecchio, che è il futuro di Trieste. Tutta una serie di questioni che secondo me sorpassano qualsiasi idea. Ultima cosa, la butto lì, perché proprio questa mattina mi ha chiamato Fabio Belardi, che è un grandissimo professionista triestino, che ad esempio i tanti triestini l'hanno conosciuto perché durante la Barcolana, nello stand del comune, abbiamo presentato la Piazza Unità nel 1700 con questi visori. Lui è uno dei grafici 3D più importanti al mondo, e mi ha mandato una prima ipotesi che si può sviluppare, che potremmo portare a Franceschini per fargli vedere effettivamente, farlo immergere nella realtà di quella che può essere la Piazza Libertà senza Sala Tripkovic. Secondo me il ministro si convince in 35 secondi. Rispondo ad un messaggio, c'è una persona che mi faceva i complimenti per una mia battuta un giorno, mi chiesi perché non esiste uno sveglia Udine, e risentendo la stessa persona telefonare qualche giorno dopo ho capito perché non esiste uno sveglia Udine. Allora, Repini. Dunque, io su questo tema avrei un paio di valutazioni da fare. Innanzitutto perché devo dire che in consiglio comunale, a parte in consiglio comunale, però proprio nelle varie commissioni, ci sono state molte commissioni dedicate a questo tema, abbiamo anche sviscerato... Sopraluoghi. Sì, però diciamo che ci sono degli elementi che continuano a rimanere farraginosi, perché ad esempio si è parlato dei costi recentemente di abbattimento, però non si è parlato in modo sufficientemente serio dei costi di ripristino, della sala. Inoltre vorrei dire che sul discorso che riguarda il consigliere regionale Russo, anche un ruolo di facilitatore in una discussione con Roma, dal mio punto di vista ben venga chi può fare questo passo. Inoltre vorrei dire che forse anche la necessità oggi di spingere a questo dialogo deriva forse da una mancanza
che arriva da prima, c'è una mancanza di dialogo con Roma su tutta quella che deve essere la fase preliminare di indagine prima di presentare un progetto come quello che è stato presentato dal Comune. Quindi, inoltre, devo dire, sul tema, penso i soggetti che devono essere interpellati sono anche i soggetti dell'area cultura di tutta la città di Trieste, quindi tutti quegli operatori culturali che si occupano di teatro, di cultura a Trieste, su una contropartita rispetto all'apertura o ripristino di un'ulteriore sala. Quindi dal mio punto di vista c'è ancora molto da fare, perché vorrei ricordare anche che comunque sottolineo il fatto che la chiusura di una sala teatrale è sempre una sconfitta per una città, cioè questo è un dato importante. Ed inoltre, fino a quando la sala Tripkovic lavorava e fino a quando in sala Tripkovic c'erano spettacoli, c'era cinema, eccetera, quella zona della città era una zona che attraeva persone. Quindi aveva anche un ruolo di presidio culturale che in una zona come quella, che al giorno d'oggi è molto più abbandonata, va assolutamente rivitalizzata anche attraverso altri progetti. Basta stranieri in arrivo, basta stranieri in tribunale, basta in quanto i costa e non se lavori in città, basta. Tribunale, boh, va bene. Allora, Declic, sì. Adesso, solo per un attimo vorrei, la Tripkovic è inutile in quanto teatri e sale Trieste non mancano, sono disponibili per ogni tasca, poi dopo parliamo anche di questo. Può essere, usciamo giusto un attimo dalla questione sala Tripkovic, entriamo più direttamente in una questione politica. Può essere che la presa di posizione piuttosto dura di Roberti nei confronti dell'iniziativa di Russo può dipendere anche, diciamo, dal fatto che secondo molti potrebbero essere loro due i prossimi candidati a sindaco. Ma cioè può essere che sia già... Non credo assolutamente. Questo è buono. Roberti dice che è tutto strumentalizzato, parla del conservatorio Tartini, questo non è male. Prego. Io non credo assolutamente che il piano sia stato, di questa diciamo discussione, sia stato questo per il futuro candidato sindaco. Anzi, secondo me ha detto bene l'assessore Giorgi quando dice che la partita in questo momento si è spostata su due piani diversi. Prima era una partita di tipo politico, ora una partita di tipo tecnico. Noi abbiamo avuto la nostra soprintendenza che ha detto sì all'abbattimento della Tripkovic e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali invece ha dato un diniego all'abbattimento. Quindi ora veramente la questione si sposta sul piano tecnico. Poi un altro dato mi rileva che effettivamente da parte del centro-sinistra ho visto una presa di posizione diversa, ossia io ho interpretato proprio l'intervento e la volontà di mediare di Russo come una volontà e una condivisione, alla fine un cambiamento di idea nel corso del tempo e quindi una condivisione a favore dell'abbattimento della sala Tripkovic e quindi a favore di questo nuovo progetto. Poi verranno fatte, come dice, abbiamo un progetto ben chiaro, verranno fatte in tal senso delle valutazioni. Dopodiché anch'io sono quella, poi ho tenuto anch'io diverse quinte commissioni sul tema sala Tripkovic e anch'io non nego a dire che erano una di quelle che all'inizio aveva espresso delle perplessità sull'abbattimento e sull'utilizzo. Ho cambiato idea vedendo questo progetto effettivamente. Ho compreso la validità dello stesso e la necessità di avere l'abbattimento di questa struttura che ormai ha svolto la sua funzione negli anni, l'ha svolta anche bene, ma ora è inutilizzabile. Quindi il dato sostanziale che emerge è proprio questo anche da parte del centro-sinistra. Io ho inteso questa volontà di Russo come una condivisione nel fatto che la sala Tripkovic va abbattuta. Grazie. Allora, la persona di prima ha detto non era un messaggio terrorista, che capivo anch'io, e che lei deve anche capire che un ipocondriaco ste robe subito ha paura, insomma, no? Basta pensare al Porto Vecchio e l'acqua marina, parleremo anche di questo. Grimm. Ma
Il vero rischio è che ci ritroviamo di fronte a una specie di magazzino vini 2, perché qui se l'impasse non si sblocca, e comunque è molto grave che si sia arrivati a questa situazione. Io mi sono espressa subito in quei giorni, non ho per nulla apprezzato l'intervento del Ministero, perché si erano già, a prescindere dal merito Sala Tripkovic sì o no, perché potrebbe capitare su ciascuna operazione d'ora in poi, non l'ho per nulla apprezzato, perché siamo una regione a statuto speciale, quindi ci sono stati già due, c'erano già stati due pronunciamenti, quello cittadino e quello regionale dell'ente competente, e quindi come dire, a livello di metodo e a tratto generale anche per il futuro l'ho ritenuto davvero una indebita invasione in una valutazione di riqualificazione cittadina che secondo me, viva Dio, spetta all'amministrazione comunale in carica. Non siamo noi purtroppo, però voglio dire, non mi è piaciuta questa azione. Ora però il grande rischio è che questa cosa rimanga un impasse e sarebbe davvero una sconfitta di tutti se veramente diventasse nel 2021 tema di campagna elettorale, perché vorrebbe dire che avremmo comunque un edificio che l'attuale giunta ha dichiarato di non voler riprovare a mettere in circolo, e anche su questo io da ex assessore che conosce e ha conosciuto quanto è difficile piano delle opere riuscire a mantenere tanti edifici, è ovvio che sarebbe una sconfitta ogni sala teatrale che viene chiusa, ma è anche una sconfitta non riuscire a mantenere tutti gli edifici in una maniera dignitosa che hai. Quindi magazzino vini 2 non vorrei che finissimo lì, quindi questa interlocuzione col Ministero facciamola bene, perché davvero dobbiamo provare a sbloccare la situazione, altrimenti saremo costretti, spero tutti, perché questa non la vedo come una questione di appartenenza politica, viva Dio, non era in nessuno dei due programmi di mandato dei candidati sindaci, è una questione, come dire, dove si può anche cercare di lavorare alla fine insieme. Ci dovrebbe anche cominciare a essere un pensiero evidentemente per un piano B, perché qui se la faccenda non si sblocca, questo è veramente un rischio arrivare, ma anche sarebbe triste che diventasse davvero un elemento di campagna elettorale, perché qui tra il su, il già, il giù, il là e l'altrove, su piscina acquamarina, galleria foraggi, insomma un sacco di incompiute, di non ancora iniziate, per non parlare del tram, Porto Vecchio sono solo sempre 50 milioni, Franceschini, Renzi, ecco, viva Dio, aggiungere anche questa sarebbe davvero, questo sì, io lo reputo un fallimento politico. Allora, siamo in zona pubblicità, Piazza Libertà infrequentabile grazie alla costante presenza dei turisti imposti dalla... Io faccio la pendolare, scendo dalla 30 alle 6 e un quarto in Piazza Libertà, sinceramente non è così drammatica. Non è la situazione, non è così drammatica, poi se lo si vuole dire, e lo dico soprattutto da cittadina della città, cioè voglio dire, quello comunque è il primo biglietto da visita per le persone che arrivano a Trieste, e per fortuna, è per fortuna che voglio dire, non è. Quindi adesso ragazzi, non è una, andiamo in altre città, in altre zone, in stazioni di altre città. Però ci sono, il pomeriggio ci sono, dai. Allora, Porro e Morena dopo la pubblicità, va bene? Bene, ok. Pubblicità. Allora, seconda parte di... c'è subito un sms. Ma che vuol dire? La grigia del meglio con la bianco, il giubbotto de pelle. Vabbè, io ho i miei che mi seguono e io ogni tanto ho messo un giubbotto di pelle e oggi io con questa cosa arancio così. Oh, ma vabbè, insomma, ok. Allora, consigliere Porro. Allora, mi aggancio a quanto detto dalla collega Manuela. Lei era prima, era... contrario all'abbattimento, no? Adesso ha cambiato opinione e questa mattina ha dichiarato, vuol dire già da mo', questa mattina in Piazza Unità una signora mi è uscendo dal comune e dice: consigliere Porro, anch'io ero contrario all'abbattimento, udite, però quando Roma ci ha messo il becco Roma non ci deve mettere il becco, non ci deve mettere per niente il becco. Sì, quando ti ho messo cappello. Non devi intervenire, Roma. Pertanto io adesso sono favorevole all'abbattimento. Ecco, e per questo mi aggancio ai due sondaggi fatti dal Piccolo. Ecco. Noi tutti quanti qua politici ascoltiamo il parere, le idee dei nostri cittadini, no? Diciamo la verità, tutti, destra e sinistra. Allora, il primo sondaggio fatto nel febbraio del 2017 dava, è pazzesco, il 65% dei intervistati diceva no all'abbattimento, 65% 9 febbraio 2017.
gennaio 2020, il piccolo, su 4.058 intervistati, il 68% ha detto sì all'abbattimento. Ci vede un capovolgimento della... Allora, io quello che ripeto, noi siamo sensibili alle, come dire, alle proposte dei nostri concittadini. Anch'io ho conosciuto bene la stazione delle Corriere, la frequentavo per motivi di servizio, no? Vi ricordate nei tempi dei Gensinari, lì c'erano i poveri cittadini jugoslavi che caricavano le valigie per portare i jeans via di là, e tra di loro c'erano dei borseggi, dei furti, e noi si interveniva con le forze di polizia. Pertanto, adesso, perché bisogna buttarlo giù? Perché onestamente, se, come dice la collega Morena, se la piazza viene ben riqualificata. Ecco, anticipato io, perché anticipato, anticipato la... No, non dovete parlare durante la pubblicità. La Morena per anticipato. La riqualificazione. Vabbè, allora ritira la Morena, farà l'intervento la Morena. Comunque, se la piazza viene riqualificata con una bella fontana, ma non una fontana di Barcola, una bella fontana, tipo quella che sono a Roma. La serata, la fontana. Una fontana, ma grande, non una fontanella di Barcola. Con l'acqua. Con l'acqua, sì. Non come i quattro continenti in piazza d'Italia senza acqua, no? Tipo la fontana che è piazza della Repubblica a Roma. Io ogni volta che vado a Roma mi fermo alla fontana in piazza della Repubblica, grandiosa, bellissima. Allora sono favorevole a buttarla giù, perché onestamente, poi il turista, carissimi colleghi, quando esce dalla stazione, vede questo bel spiazzo come Milano, Venezia, cioè Roma, uno esce dalla stazione e trova questa bellissima la statua della Sissi e questa meravigliosa fontana, ma grande e bella. Pertanto, che venga, la butta giù. Il dottor Bossazzi ha detto prima che nella commissione che abbiamo fatto la settimana scorsa, il sindaco di piazza era titubante. Sì, era meno mirruento del solito. No, ma è stato corretto di piazza, perché lei ha detto, io la voglio abbattere. Se il ministero mi dice no, io la lascio là, però non spendo una lira. No, è quello il problema. È questo il problema, no? Se il ministero dice che non bisogna abbatterlo, tu ministero mi devi dare i soldi per ristrutturarla e per mantenerla. Ecco perché il sindaco ha detto, io la voglio battere, è deciso, noi la vogliamo battere. Allora, tutto consigliera qua. Morena, qual è la sua idea, visto che noi non sappiamo? Scusami Morena. No, ma perché la... fa spoiler, no? Spoiler. No, allora, credo che... Allora, partendo dal presupposto che comunque la sala Trivković, anche se adesso è un po' in disuso, è comunque un bene, è una sala teatrale che suona benissimo. Ricordo sempre che comunque è stata fatta nelle maestranze del Verdi, che c'è stata comunque una donazione da parte di De Banfield per poterla fare quando il Verdi si dovevano fare dei lavori al Verdi, quindi in qualche modo è un bene, no, di questa città. Allora io dico, va bene, mi rendo conto che anche è molto trasversale la posizione sulla Trivković, sì, Trivković no, quindi essendo anche rappresentante dei cittadini, non mi sento di prendere una posizione netta, sì, no, eccetera. Dico solo che, visto che è un bene, ci vuole in cambio qualcosa, un progetto forte. Il progetto presentato per me non è per niente forte, perché è un progetto, allora, l'abbiamo visto nel rendering, sono 7 alberi, che mi pare un po' poco per questa città. Perché sono poche, ti do ragione. 2, spostare e mettere il monumento di Sissi, lì rischia che diventa la rotonda, perché tutto intorno comunque c'è viabilità, con Sissi in mezzo, e questo non mi sembra un progetto grande che va da dare al posto, sì, dell'abbattimento di una sala teatrale, una sala che tra l'altro comunque crea aggregazione. Nel rendering non c'è una panchina, non è previsto niente. Allora io dico, va bene questo, va bene, facciamo però un progetto serio.
devo dire la verità, anche un po' moderno. Cioè, è vero che si è giusto riprendere che c'era una specie di aiuola, c'era il monumento nel passato, sì, sì, ho capito, eccetera. Però facciamolo un po' più moderno, con delle sculture, con dei giochi, ma tra virgolette anche delle situazioni tipo davanti moderne. Davanti il Bobur. Della bellezza. Perché noi non possiamo, se no diventa la spianata. Poi questa amministrazione non è proprio una grande nel verde pubblico, perché comunque ci sono tantissimi alberi abbattuti che non sono stati sostituiti. Il giardino della stazione è vero che ci stanno facendo dei lavori, ma fa comunque pena. A meno male. E ci sono i topi, ricordo tutti che sei ratti in questa città e che sarebbe anche il caso di fare qualcosa perché non ci sia un numero così elevato, se vogliamo essere una bella città turistica. E quindi io direi che sono d'accordissimo, benissimo, se si procede con l'auditorium e quindi viene dato questo al posto della Trifkovic, ma dobbiamo essere sicuri, però assessore Giorgi, siamo sicuri, perché lì c'era un problema di uscite di sicurezza, di altre cose. Ma credo che sia questo è stato appurato? No, questo io vorrei saperlo. Credo, adesso scusa. Se... ci vuole un progetto forte, altrimenti io ho paura che il risultato sia il parcheggio Park Boveto, dove non c'è neanche un albero. Okay, e se andiamo avanti così, cioè, credo, e dove qualcuno cosa si fa in questa piazza della stazione? Bisogna anche pensare, non è che si viverla, possono fare, viverla. Se no ovvio che diventa anche piena di malintenzionati. E se il ministero si mantiene sul suo no? Perché il vero dramma è questo, cioè, intendo dire, avendo quasi tutti convinto, forse migliorando il progetto, che vabbè, ok, procediamo alla riqualificazione, se il ministero rimane sui suoi, visto che è una questione tecnica amministrativa, ma siete al governo voi, cioè voglio dire, la domanda è questa, però la domanda poi sentiamo, sentiamo Giorgio, se posso dire ancora una cosa per il piano B, perché si potrebbe anche pensare al piano B. La sala Trifkovic, oltre ad essere utilizzata per il cinema, per tutta una serie di associazioni, cioè per il conservatorio di cui comunque ha bisogno, per le scuole, potrebbe essere anche utilizzata come momento, appunto, tra virgolette, informativo, usando delle tecniche, per esempio, immersive, dei video, eccetera, per mostrare le bellezze della città. Chiaramente alternato, capito. Insomma, però potrebbe essere comunque ha una valenza. Io non penso che anche chi demonizza, diciamo, secondo me la sala Trifkovic anche esagera, insomma. Credo, adesso non vorrei anticipare forse una risposta di Giorgi, però penso che spoilerare anch'io, credo che se c'è una novità sull'auditorium è forse che a questo punto potrebbe essere che la questura abbia in qualche modo detto si può pensare di fare qualcosa, perché oggettivamente... Un parco, però un parco, come non ce ne sono via. Può essere che sia questa la novità. Mi sono d'accordo. alcune anche la lontana. E alcune delucidazioni. Ormai abbiamo questo asse porro... Sì. Foriero di chissà quali progressi, quali novità. Allora, qualche flash, anche in risposta... qualche telespettatore che diceva referendum, ma mi sembra che stiamo andando verso una sorta di condivisione fra tutte le forze politiche, ma qui mancano oggi i 5 Stelle, però sostanzialmente vedo che in linea di massima, pensando... Quelli che ci hanno mandato tutti in procura in Corte dei Conti, ma vabbè sì! E infatti lì volevo arrivare, no? Sì, mancano... Allora, sì. No, ecco. E non era scontato, perché io mi ricordo tutti i dibattiti anche in quinta commissione, sì, no, Salafiukovic, certo. Sì, no... Ma lo stesso sondaggio che diceva Porro che mostra una differenza, ma perché è cambiato, diciamo, il mondo per Trieste con quella che è la smanializzazione del Porto Vecchio, no? Chi se l'aspettava? Era assolutamente previsto, quindi l'idea è completamente diversa. Allora, il referendum, secondo me, non serve il referendum per due motivi. Uno, perché c'è in linea di massima, di là appunto a chi ha mandato le carte un po' dappertutto, tribunali, eccetera, c'è una sorta di condivisione se si procede in una certa maniera, ma soprattutto c'è un'amministrazione che è eletta, perché non è che l'amministrazione come di piazza come erano... Esatto, no, certo. succede questo, ma a volte si dimentica, per cui insomma chi è che amministra evidentemente ha il mandato popolare di amministrare. Perché
non si è impostato con Roma un discorso, ma perché il passaggio romano è stato un regalo dell'ultimo giorno del precedente ministro, perché fino a pochi mesi fa non era previsto il passaggio romano, per cui l'impostazione che l'amministrazione comunale ha dato verteva sul fatto che la sovrintendenza locale ha dato l'ok all'abbattimento. Autonomia. Quindi per noi era fatto. Però me la tiri evidentemente, fuori evidentemente. Hai citato il precedente governo dove c'era anche la Lega, quindi veramente complimenti, siamo finiti in questo cul de sac grazie a un ministro del precedente governo dove c'era la Lega, che è una delle forze che mi sostiene. Io però capito, ragazzi, la battuta di Vittorio, perché la norma è l'ideona è del precedente ministro 5 ecco Stelle. Roberto, che era 5 Stelle, che però, scusami, 5 Stelle che invece adesso è il governo con te, e che è quello che ci manda le carte in procura. Bisogna proprio riconoscervi, c'è un problema, al di là di chi governa, c'è sempre molta lontananza con chi invece amministra e sa i problemi delle realtà. E questa è una cosa. Ci metta a bocca su una riqualificazione. Esatto, urbana. Per cui, preso atto di questo, quindi facciamo chiarezza: non è che il comune ha sbagliato, doveva parlare prima con Roma. Con Roma non bisognava parlare, è arrivato questo regalo all'ultimo quando noi avevamo già impostato le cose. Qualche risposta ai cittadini, no? No, io volevo sapere dell'auditorio. Un attimo, che dico le risposte, perché sennò non interrompo, però qualcuno parla... Morena è particolarmente irrequieta stasera. Sì. Qualcuno parla di discoteca. C'è una sostanziale differenza fra teatro e discoteca, perché il teatro vive di fondi pubblici, la discoteca no, anche perché farebbe concorrenza alle attività imprenditoriali di discoteca, che sono attività private, per cui facciamo una discoteca a Trivkovic, bella idea sicuramente, ma chi paga? Sicuramente non può pagare il pubblico e l'amministrazione, chi la gestirebbe? Per cui è un'idea da scartare. Qualcuno ha detto che era da decenni, da tanti anni che non si metteva a mano, ma no, la sala Trivkovic ha funzionato fino a 2 anni fa, certo, fino al 2017 ci sono stati gli spettacoli teatrali e non era più di proprietà dell'amministrazione comunale, che ne è ridivenuta proprietaria, quindi i triestini, con lo scambio che abbiamo fatto con i magazzini a Noghera, certo, quindi bisogna fare chiarezza, non era del comune, si faceva comunque teatro, chi faceva teatro non l'ha utilizzata più, basta, l'abbiamo riacquisita per mettere a posto una questione di bilancio del Teatro Verdi e per procedere all'abbattimento. Sono d'accordo, se quella deve essere una nuova piazza, quella che avete visto è un'idea progettuale, per arrivare poi a quello che è un progetto definitivo ce ne vuole. Discutiamo assieme di quella che può essere l'idea progettuale. Mi piace l'idea di Porro che parla di fontana, ma hanno ragione anche i consiglieri o le consigliere, a seconda di come preferite, del centro-sinistra, che dicono no, perché c'è una vecchia diatriba superato veniva, ma benissimo, facile, quando dicono forse ci vuole un po' più verde, bisogna non viverla po', di più, più. Bisogna viverla di più e ci stiamo, ne discutiamo senza nessun problema. Cioè, come abbiamo discusso, a me piace ricordare, Porto Vecchio, sdemanializzazione, emendamento Russo, l'amministrazione comunale fa la sua parte, Giorgi firma la sdemanializzazione, la fine del Porto Vecchio, è un procedimento che ha portato un futuro diverso per la città che non ha avuto di fatto colore politico, no? Per cui lavoriamo assieme anche su questo. Auditorium. Perché auditorium? Perché effettivamente dopo anni di abbandono qualcuno si è reso conto che invece quella sala poteva andare bene. Qualcuno voleva farci un parcheggio, ma c'è un vincolo teatrale che dice lì si può fare solo teatro. C'era una serie, scusa Lorenzo, leggende metropolitane che circolavano attorno all'auditorium, le più strane, qualcuno lo voleva addirittura poligono di tiro per la polizia. Io sentivo addirittura confermo. Questo. Ah, c'era negli anni 70. Ma negli anni 70 io ero appena nato, quindi insomma lasciamo perdere gli anni 70, no? Per cui... Noi c'eravamo, no? Sì, come grazie. No, a dispetto dei capelli bianchi, però insomma parliamo del 2020, che già parlare del 17 è difficile, parliamo del 2020. L'auditorium ha avuto un percorso in questi anni, assieme al demanio, importante, perché io sono andato a vederlo nel 2017, quando così qualche prima idea stuzzicava, proprio nel momento in cui si è visto che non c'era modo di procedere da parte della questura a un eventuale parcheggio. L'attuale governante della questura è pienamente d'accordo a quello che potrebbe essere un ripristino dell'auditorium, ma il demanio ci ha investito in questo momento quasi 300.000 euro, quindi non 20 euro, 300.000 euro per dare una prima sistemazione. Lo stiamo vedendo e assieme a un'altra iniziativa del Rotary, con cui fa parte anche l'iniziativa che faremo il gasometro, in primavera vedremo di far riscoprire l'auditorium ai triestini
con questi concerti con il caschetto che hanno avuto in due giorni a Carciotti 1500 persone, per cui la stessa cosa facciamo lì. Battuta sul gasometro? Sì, giusto, poi chiudiamo. Battuta sul gasometro è una cosa molto, molto semplice, perché anche il sindaco si è arrabbiato. Sì. No, ecco, sì, vabbè, ma poi i giornalisti sempre da una parola a trasformano. Dobbiamo venire, allora, quando è? Gasometro, perché iniziative sul gasometro? Al di là che un cittadino mi dici, Giorgio, non ti capisci niente perché non vuoi fare il planetario, ma la prima idea era di avere un planetario, bellissimo un planetario, cioè, l'idea più anni. Bella, però... Le valutazioni economiche imprenditoriali, perché lì bisogna parlare di un project financing, non di un'iniziativa dell'amministrazione, chi è arrivato ci ha spiegato che il planetario economicamente, secondo l'imprenditore, non sta in piedi. Se viene fatto un planetario io faccio salti di gioia, ecco, quindi sgombriamo questa cosa. Al gasometro, come a Carciotti e come l'auditorium, faremo due momenti che sono legati alla cultura e alla riscoperta del patrimonio dei triestini, il patrimonio costruito dei triestini, che in qualche maniera è sconosciuto. Palazzo Carciotti è chiuso, soprattutto la parte monumentale, da anni non era visitabile, e l'abbiamo fatto riscoprire. L'auditorium lo facciamo riscoprire perché può diventare davvero il cuore della cultura in centro città, in Piazza Borsa, con un teatro più piccolo rispetto ai 650 posti di una volta, con una capienza che può andare intorno ai 300-350 posti, ma che vanno incontro alle esigenze di chi fa cultura in città. Il gasometro, vogliamo fare due momenti, uno legato e sempre alla cultura, quindi che può essere jazz o il concerto di musica classica, per far riscoprire quel gasometro. Abbiamo detto facciamo anche una serata il giorno prima, qualcosa rivolta più ai giovani, ed è venuta fuori discoteca, non è tanto discoteca, una serata più giovanile, quindi non vuol dire che entro il gasometro metteremo 5.000 persone. Ma non ho capito questa storia del caschetto, no, però. Anche, allora, la questione del caschetto... È come hanno fatto al Carciotti. Esatto, è un brand, è un brand. No, non è una questione di sicurezza, perché non serviva, ma è un brand perché abbiamo copiato quello che è venuto in altre città, dove in qualche maniera è diventata virale la foto con il caschetto, e quindi diventa più un lancio pubblicitario. No, ma perché io invece dal punto di vista della sicurezza, ma mi ovviamente preoccupa, perché un gasometro non sarà così a posto. Allora, il gasometro è a posto, ma comunque prima di fare una cosa del genere abbiamo tre studi sulla sicurezza, per cui ovviamente anche l'accesso alle persone sarà limitato a quelle che sono le uscite, quindi è un avvenimento culturale di promozione del patrimonio costruito per far conoscere i triestini in primavera, ma soprattutto... Che andare a ballare. Certo. Ma certo. Andiamo insieme. Ma soprattutto, e qui chiudo, mega porta via la dama. Rosazzi che fa il Latin Dove. Più veloce, più vicino. E qui chiudo, e anche perché queste iniziative servono per far conoscere al di fuori della nostra città delle potenzialità. Quattro gasometri a Vienna sono stati ristrutturati completamente, a Milano si sta ristrutturando il gasometro, per cui io sono convinto che possiamo far venire degli investitori, vuol dire soldi in città, posti di lavoro e recupero di uno spazio abbandonato. Fra l'altro... Ma io indubbiamente una cosa, anche l'assessore Giorgio. No, volevo solo dire, tra l'altro il gasometro sarebbe una specie di nostra Royal Albert Hall, cioè già là. Esatto. Adesso non per fare l'esterofilo per ogni... Guardate, si resta a bocca aperta. Ma no, io ho visto delle immagini, io ho visto quando hanno girato, come si chiama, il ragazzo invisibile 2 all'interno del coso. Bossazzi, ho ricevuto le richieste anche delle persone che amano il liscio, non solamente di discoteca per i giovani, anche per le persone che amano il liscio, ce ne sono. E sì, Giorgio è pronto. Ma io avevo anche proposto. Lì abbiamo fatto il bike in Piazza Unità. Anche per noi. Io penso che sia giusto. Una sala da ballo. È sicuramente un bene, ma soprattutto è importante che in quella zona lì, sì, perché poi cioè, il problema è riqualificare tantissime zone. Perfetto, e dove e promuovere la socialità. Ed è anche per questo motivo che la piazza della stazione deve essere una piazza, cioè se non ci deve essere la Tripkovic, deve essere una piazza dove puoi veramente stare e socializzare. Giorgio, ecco, non si può dove però devo chiarire 12 secondi una cosa al consigliere Porro, se no siamo rovinati, nel senso che non è che l'assessore Giorgi dice lì un domani bisogna fare una discoteca, l'assessore Giorgi dice facciamo assieme a Rotary tre momenti culturali, una rivolta ai giovani e uno
per pubblicizzare, per far conoscere questa struttura. Dopodiché lì l'amministrazione non metterà un soldo, lì serve un project di un privato, okay. E che siano appartamenti, che sia Italy 2, che sia un centro di arrampicata, che è uno dei progetti che, no, che è stato proposto, l'importante è recuperare spazi abbandonati. Certo. No. E soprattutto sale, io in tale modo io quello che dico che sia stiamo parlando ad Eclipse, no, voglio dire, in tale modo si sta anche procedendo, tutto sommato. Io sto vedendo tanti lavori che non partivano, che stanno partendo, abbiamo la fiducia sui lavori, penso alla galleria di Piazza Foraggi che partirà, ecco, l'ex Maddalena. Ex Maddalena parte la galleria di Piazza Foraggi, che è un po' che si aspetta. Beh, hanno detto, ma stiamo attendendo anni e sicuramente adesso nel 2020 partirà, ma si attende, è un disastro, tantissimo. Vediamo il Porto Vecchio, nessuno auspicava tutto ciò, negli ultimi due anni abbiamo visto una trasformazione partita incredibile. Poi abbiamo un patrimonio arboreo, per rispondere prima, e eravamo tutti preoccupati, mi ricordo qualche anno fa avevamo fatto dei sopralluoghi al parco di Miramare, che finalmente è rinato con un patrimonio immenso arboreo che viene tutelato. Ovviamente gli alberi non è che vengono tagliati a piacimento, ma ci sono dei tecnici specifici, e quelli nuovi piantumati hanno bisogno del loro tempo. E poi la Tanti non sono piantumati, ci sono ancora tante zone dove non sono stati piantumati e questo non va bene. Allora, che il patrimonio arboreo e l'ambiente fondamentale sono perfettamente raccordo, anzi anche quello che fa radici e poi evita di creare disagi nel complesso, proprio come tenuta dell'ecosistema, quindi sono perfettamente d'accordo, però anche quelli che vengono piantumati, abbiamo visto, hanno bisogno di tempo. E poi ci sono tanti anche che ahimè s'ammalano. È ancora un punto sui ratti, e so perché c'è l'ufficio a ciò preposto che si occupa di mettere trappole e quant'altro per avere un controllo. Abbiamo purtroppo chi dà ancora da mangiare e lascia là e vengono a mangiare i ratti, e tanti che disinnescano portano via le trappole. Anche ma questo, chi dà da mangiare ai ratti? Sì, c'è chi lascia il cibo là, il cibo là, perché magari dà il gatto differentemente, e poi ratto, e c'è chi porta via e disinnesca le trappole, ma non è un caso. Però io dico che forse bisogna cambiare sistema per quanto riguarda la questione dei ratti. Ci sono tanti sistemi diversi, bisogna forse anche cambiarlo. E poi mi hanno fatto presente molti cittadini e cittadini che il problema è che tendenzialmente in molti punti la città è sporca, soprattutto dove ci sono i cassonetti eccetera, e quindi bisognerebbe comunque aumentare o comunque migliorare la pulizia della città. Volevo chiedere una cosa, poi andiamo in pubblicità, a Valentina Repini, e anche un po' per arrivare ad una chiusura sul discorso della Triplice Bici, perché poi dopo la pubblicità affronteremo la questione acqua marina, che è un'altra cosa non da poco. Diciamo una cosa che secondo me è anche abbastanza fondamentale. Nell'ipotesi che la sala Tripkovic resti su, adesso uso dei termini che non sono proprio elegantissimi, poi bisogna però riempirla. 900 posti, che cosa significano per la realtà triestina dei teatri attuali? Perché sappiamo benissimo che l'esigenza che molti sottolineano è quella di avere sì una sala, ma che non vada oltre i 500-600 posti. Adesso non so, può essere che magari io parlo con persone che hanno la stessa opinione, però io questo sento in giro. Dunque, dal mio punto di vista, cioè la prima questione è questa, per quello chiedevo, il piano B, nel caso in cui non ci fosse l'ok per demolirla, cosa succede con quella sala? Cioè, nel senso, diventa nuovamente una sala teatrale? Questa è la prima questione. La seconda questione è legata a questo tema, è il fatto che dal mio punto di vista è la domanda delle domande, è la questione della gestione della sala, perché lì veramente bisognerebbe trovare una cordata di soggetti capaci di riempirla in modo che possa autosostenersi, e questo è un ruolo, è un compito importantissimo.
È vero che la sala, per come era strutturata, l'acustica ce l'aveva ottima, il posizionamento per la vicinanza alla stazione, per la possibilità di arrivarci in autobus, anche, possiamo dire oggi anche per la vicinanza. L'unica attrazione in zona è Mirella, ed è così, sì, che rischia di quindi, essere il passaporto. Però io vorrei dire anche questo, che forse noi molto spesso sottovalutiamo anche le potenzialità di frequentazione delle sale teatrali della nostra città, perché è vero che ce ne abbiamo, ma è anche vero, e io posso dirlo da detta ai lavori, che sono tutte piene nella programmazione. Quindi, per dire, i nostri punti di forza, che sono anche i festival del cinema, a noi mancano sale di aggregazione per musica, diciamo, per giovani, per ragazzi, cose anche dedicate ai bambini. Con un po' di fantasia, un po' di volontà, dal mio punto di vista, anche una sala come quella andrebbe benissimo, anche sul numero di posti. E poi se riuscissimo a farne... E in caso la discussione politica. Però scusate, prima della pubblicità è importante ricordare che in Porto Vecchio sta nascendo il centro congressi, che è in perfetta tempistica per arrivare a ESOF, e ci sarà una sala da 1200 posti che può essere utilizzata come teatro, come cinema, polifunzionale. Non dimentichiamoci che arriva una sala da 1200 posti, che non è poco, più altre sale più piccole. Allora, dopo la pubblicità chiudiamo con la Grim su Sara Tripkovic e ci trasferiamo E poi la consigliera Decchi ci capirà. Sì. Sottoscrivo peraltro. Bosazzi, always and forever. Tra l'altro, una serata danzante. Bosazzi, perché siamo? Cosa? Dove? Anche gli operatori. Questo non si può dire, per l'amor di Dio. Devo mandare la pubblicità, no? Mi distraggono qua. Allora, pubblicità, poi dopo c'è ancora un intervento di Antonella Grim su Sara Tripkovic e poi parliamo di acqua marina, che è l'altro grande tema edilizio, ma non solo, che riguarda i triestini. Rientriamo in studio. Allora, Green, su... No, perché il vero problema è che noi non siamo assolutamente certi di portare a casa il cambio di rotta del Ministero. Quindi questa cosa di prepararsi un piano B è fondamentale e qualora si decidesse di non procedere a mantenere la Sala Tripkovic come sala teatrale, perché questo è comunque uno degli orizzonti, oggi siamo reduci da un sopralluogo a Palazzo Biserini, dove si sta portando avanti una superba riqualificazione. Sì. Un percorso iniziato nel 2004, veramente sono rimasta sorpresa in maniera positiva, non ho nessun problema a dirlo. Vanno trovati altri milioni di euro per arrivare a tutta la riqualificazione fino al quarto piano, quindi questo è il primo, come dire, problema che pongo all'assessore e va assolutamente monitorato. Certo. In questa città mancherà però una vera, grande, con diciamo tutti i crismi, sala, una biblioteca pubblica di lettura, come può essere quella di Bologna, come quella di Pistoia. Quindi, non è male. Quindi so che sto lanciando forse anche una provocazione, perché so bene come sono gli impatti economici, dobbiamo ancora trovare i soldi per terminare la riqualificazione di Biserini, però non è che tutte le cose vanno anche per poi portarle a casa, pensate, con un po' di anticipo. Sicuramente. Quindi, delle valutazioni, una biblioteca pubblica di lettura in questa città manca. Abbiamo due meravigliosi punti di lettura a Borgo San Sergio, a San Giacomo, che è fondamentale stiano nei rioni, perché hanno una forza. Abbiamo via Madonna del Mare, ci saranno delle sale anche nuove nella riqualificazione di Biserini, ma una biblioteca pubblica in una città dove l'abbiamo, ce lo siamo ricordati oggi, eravamo tutti insieme in commissione, fa della lettura uno dei suoi punti di forza, potrebbe essere un ottimo piano B. Però arriviamoci a mantenere il piano A, a capire se andiamo sul piano B, ecco, non è una cosa così lineare. Non è una polemica, assessore, la mia, cioè, voglio dire, assolutamente. Non mi pare che stasera stiamo... Però io spero che il ministro Franceschini, che lì, perché è eletto da qualcuno... Ma sta cosa è tecnica o è politica? Esatto. No, allora, visto che mi sembra che siamo abbastanza d'accordo su un'idea del futuro, mi auguro che qualcuno che non sa nemmeno cosa sia la Sala Tripkovic non pensi di portare avanti una
decisione che evidentemente il territorio... Però il primo compito adesso, il primo compito del comune è mandare giù un progetto, come dire... più che dignitoso, molto molto accattivante, perché se no dobbiamo pensare al piano B. Allora, Morena ha implorato un intervento. Io sono fiduciosa. Secondo me, e poi dopo però dobbiamo parlare di acqua marina. A me sembra, cioè io penso che comunque questa cosa della Tripkovic vada però presa seriamente, no? Cioè nel senso, non è che... Cioè, le motivazioni anche della... Cioè, io anche spezzo una lancia per chi anche fa parte della soprintendenza, eccetera. Cioè, comunque, quello è un edificio del Nordio che comunque è stato un grande architetto. E rifacendomi un po' anche a quello che diceva il consigliere Porro rispetto... Dice, questa è tanto cordiale. No, Morena, nel senso... Porro, no, perché sì, era... Sì, no. È la cifra, è la cifra della serata. No, quello che volevo dire era che lui diceva sì, ci sono stati sondaggi, eccetera, però giustamente una persona che poi era venuta alle commissioni così diceva, ma in realtà bisognerebbe fare un sondaggio su un progetto per la Tripkovic e un progetto per la piazza, cioè nel senso che io penso che certe cose vanno anche prese laicamente. Giustamente, se fai un piano B si potrebbe immaginare un serio progetto per la Tripkovic anche nel futuro. Chi ha scritto ha detto fatela tutta di specchi, perché la Tripkovic, e anche tutti la vedono come adesso con la tenda, le cose, però uno si pitturano le cose, si possono tanto cambiare, cioè la creatività fa delle cose meravigliose volendo, cioè non è che ecco, quindi io penso che non dovremmo stare lì anche per la sicurezza. È chiaro che a qualcuno va bene lo spazio aperto, beata l'ora ci fosse un parco come è stato detto e non sette alberi, che ci sia uno spazio bello aperto tenuto bene, però perché guardate io lamento comunque di come viene tenuto il verde pubblico, lamento proprio questa. Allora però dall'altra parte sarebbe anche intelligente chiedere che ci fosse un progetto che sia culturale ma anche architettonico sulla Tripkovic, proprio chiudo, per essere e chiudo per fare un ragionamento non solo calcistico, scusate, e chiudo dicendo no? Che se la Tripkovic ha tre gemelle che si trovano dentro il comprensorio del Broletto, per cui non andiamo a perdere nulla, insomma questa è una foto di 50 anni fa, dove per cui il Broletto. Ma però non è che perdiamo, non è che svuotate, che sale a Tripkovic e il Nord hanno l'unica tipologia, un unicum per cui la perdiamo, no? Conservatore quella sera e ci porti a vedere, l'assessore ci porta a vedere le gemelline, assolutamente, allora no, però era per dire di avere un atteggiamento di pensare al bene della città in generale, che non è detto che sia solo quel progetto, ma può essercene un altro. Ma anche. Penso che ho dato forse la disponibilità. Anche un terzo, la disponibilità. Però adesso vedo che i telespettatori vogliono. Posso solo rispetto a questa disponibilità. Poi dopo chiudiamo, no, non voglio più sentire parlare della Tripkovic. Giusto veloce, velocissima. Rispetto invece a Piazza Sant'Antonio, la possibilità di discutere anche il nuovo progetto che è diventato virale, che sono accattivante. È arrivato, l'ho visto sui social, perché per Piazza Sant'Antonio però c'è stato un percorso. A me piace, da quello che ho visto, indubbiamente è un progetto accattivante. E non sono l'assessore dei lavori pubblici e non sono il sindaco, per cui non ne abbiamo parlato, però mi pare che la posizione dell'amministrazione è stata chiara, anche perché è stata condivisa con i cittadini. Cioè quest'estate, assieme all'assessore Lodi e all'ufficio mobile dell'URP, io personalmente con l'assessore abbiamo fatto un bel percorso per avere la piattaforma partecipativa, per sentire i cittadini, per capire come volevano la nuova Piazza Sant'Antonio. E la nuova Piazza Sant'Antonio ha seguito quelli che erano gli schemi della vecchia, andando a riqualificarla e rimodernizzarla, seguendo le indicazioni dei cittadini. La maggior parte dei cittadini ci ha dato delle idee. Ora arriva un nuovo progetto e sconvolge un po' tutto, cui parliamone, però è stata una decisione presa sentendo la gente.
siamo stati i primi in Italia a usare una piattaforma partecipativa con un grande successo. Poi se è virale è di moda anche. Esatto. Allora, questione acquamarina. Cerco di riassumere poi dopo. Ieri, no? L'altro ieri. Mercoledì. C'è stata anche una... una conferenza stampa del, diciamo, dell'opposizione, fondamentalmente che cosa succede? Del centro-sinistra, che è l'opposizione. Giusto, ok. Un pezzo My fault, come dicono quelli che non ci sono più. Allora, fondamentalmente il sindaco dice, piuttosto che aspettare anche il nulla osta probabilmente della procura per via delle indagini eccetera eccetera, è meglio costruire una nuova piscina terapeutica in Porto Vecchio. Il centro-sinistra dice deve essere è una chimera. Non ho capito, non volevo dire di nuovo sgabuzzino, no? Volevo essere più gentile stasera, il centro-sinistra dice deve essere ricostruita nel... Dove sta? Io l'altro giorno sono passato per questioni tecniche, mentre c'era la conferenza stampa, ho parlato con una signora che conosco e io ho detto, ma psicologicamente tornare in quel posto non avrebbe paura, non metterebbe paura a qualcuno, eccetera, perché io la vedo anche da questo punto di vista. E questo signore ha detto no, assolutamente, io vorrei tornare lì. Questo è grosso modo. Cos'è? I fondi promessi al credito sportivo sono stati promessi per la ristrutturazione della piscina acquamarina e non per una spa. Prima è e deve essere una piscina. La spa la facciamo in via Veronese, assessore Giorgi. E ci mancherebbe, anche lì stiamo facendo un progetto, ma infatti una spa deve essere un'iniziativa con un imprenditore privato. La piscina terapeutica invece può essere fatta con i soldi dell'Istituto del Credito Sportivo e se volete non so se deve partire un servizio. Non facciamo tempo. Però bisogna fare chiarezza anche per i cittadini. L'acquamarina, né il terreno né la struttura erano mai dell'amministrazione comunale. È stata realizzata negli anni, fino agli anni 90, primi anni 2000, con un contributo della fondazione, è andata al demanio che l'ha incamerata nelle sue proprietà. L'amministrazione comunale pagava un affitto circa 60.000 euro all'anno, tra l'altro ci è arrivata la richiesta in questi giorni di pagare il 2019 e il 2020 con un aumento. Stiamo un attimo vedendo perché paghiamo cosa, perché non siamo noi i proprietari di quella struttura che non c'è più, pagavamo l'affitto per una struttura che per colpa di chi deciderà la magistratura, e questo mi preoccupa, oggi non c'è più. Quindi tolto il problema finanziario economico che ricade sul mio assessorato come patrimonio, anche se poi il riferimento dei contratti fra il demanio e il comune di Trieste era riferito sempre al sociale, perché quello non era un impianto sportivo, ma un impianto sociale importantissimo per la città che dobbiamo assolutamente far rinascere. Però poi anche questo finisce ad essere campagna elettorale, permettetemi. Il tram, la cosa più sfigata di questo periodo, soltanto sei mesi fa, quindi dopo tre anni, la magistratura ha chiuso le indagini e ha detto qual è la colpa di chi ha fatto l'incidente. Ci sono voluti tre anni per uno scontro fra due vetture. Io non vorrei, do il terrore, che all'acquamarina passino degli anni, perché purtroppo, soprattutto su cose così difficili, perché non stiamo parlando di una situazione molto semplice, non vorrei che lì la situazione resti bloccata per anni. Allora l'amministrazione sta pensando a delle idee diverse. Cosa facciamo? Anche perché, attenzione, l'acquamarina deve essere ricostruita non dall'amministrazione comunale, ma dal demanio che è proprietario dell'area dell'acquamarina stessa, che poi si rivarrà su non so chi, con le assicurazioni, con i colpevoli. Questo non è in questo momento una cosa all'ordine del giorno dell'amministrazione. Dobbiamo fare chiarezza, il comune è una cosa, l'autorità portuale è un'altra. Lì il comune era in affitto su una struttura non sua. E allora come possiamo pensare, al di là delle tempistiche, che il comune intervenga con dei soldi su una struttura che non è sua? Vogliamo farlo lì in zona? Bisogna farlo al posto, non so, del mercato ortofrutticolo? Ma sono ovviamente delle cose che non hanno senso. Allora, permettetemi, tantissimi anziani, tantissimi disabili in questo momento sono sparsi per la città
addirittura fuori provincia o fuori stato, perché qualcuno deve andare ad Ancarano o deve andare verso Capodistria. E questo è un problema sociale. Oggi noi dobbiamo con serietà capire come risolverlo e non buttiamolo su un discorso politico, perché permettetemi, non mi è piaciuta la conferenza stampa, perché lascia intravedere che in qualche maniera il comune non vuole intervenire lì, ma il comune non può intervenire lì. Il comune ha fatto un ragionamento con il sindaco, con il presidente dell'istituto del credito sportivo, che non è altro che una banca che dà dei soldi alle amministrazioni a tassi agevolati per intervenire sullo sport, e in questo caso per intervenire su una parte indubbiamente sportiva ma con ricadute sociali importantissime. Abbiamo pensato, non siamo proprietari di quella zona, non abbiamo nulla di usufruibile in quella zona lì. Il Porto Vecchio ha delle metrature e fortunatamente è baricentrico rispetto a Piazza Unità. Qualcuno ha detto è lontano, ma è lontano da chi? È lontano dalla vecchia struttura. Indubbiamente però Porto Vecchio, spero che tutti auspichiamo che un domani diventi quello che è il cuore pulsante della città, no? Per cui l'idea di farlo lì probabilmente, e chiudo, è probabilmente proprio per accelerare i tempi, e nel piano delle opere abbiamo messo una cifra importante per intervenire subito su questo. Morena, Porro, Green, Declic. Bene, ti do la parola dopo. Scusa. Non è che mi dimentico. No, io volevo dire questo. Noi abbiamo fatto questa conferenza stampa, uno perché il sindaco sulla questione acquamarina era subito intervenuto parlando di tensio strutture, facendo tutta enormi. Una serie di promesse, devo dire, sì, dei costi enormi, però che poi ha lasciato un po' andare lì, perché prima ci ha fatto capire che ci teneva tantissimo a altre cose. Poi improvvisamente dopo non se ne sente più parlare ed è un problema dei cittadini. Io credo che anche se il posto non è suo, cioè non è, e se anche fosse anche del demanio, comunque il comune, visto che c'è un problema sociale forte, può fare anche delle pressioni, eccetera, anche rispetto a, se vogliamo, anche alla magistratura, proprio per oddio, fare le pressioni sulla magistratura, no, però, insomma, è una parte della politica, cioè, forse avviene, di solito avviene l'inverso. Non so, del Morandi, insomma, è stato fatto a un certo punto, no? Quindi anche quello si può fare di sequestro, comunque ripensarla. E forse ha senso invece ripensarla proprio lì, proprio perché comunque forse è la cosa più rapida da fare. In più, io sono comunque preoccupata dalle dichiarazioni di consiglieri di maggioranza che parlano, invece di parlare di piscine terapeutiche proprio per i disabili, persone che hanno problemi di cura, parlano invece di spa e di altre cose. Quindi si è creata una grande confusione in questo senso e si parlano di progettazioni che non c'entrano niente con una piscina terapeutica. Allora io penso che bisogna darsi da fare, campo, al di là della campagna va benissimo, ma diamoci tutti da fare perché venga veramente con un cronoprogramma che non so. Sgombriamo questo campo perché deve essere ben chiaro che la piscina terapeutica è la cosa principale e che ha assolutamente urgenza massima. Dopodiché, se vicino a questo, con un project, quindi con un investimento dei privati, possiamo affiancarci qualcosa di richiamo turistico, va benissimo. Che comunque io l'ho già detto e non ho problemi a ridirlo qui, che la Camera del Commercio, invece di farsi quel Parco del Mare, che ormai dopo 20 anni è ormai un progetto obsoleto, potrebbe mettere... potrebbe benissimo dare questi soldi per il bene della città. Porro. Sì, la piscina terapeutica, siamo tutti quanti convinti che necessita o ristrutturarla, o rifarla nuova al porto vecchio, perché non è ammissibile che i nostri concittadini disabili devono affrontare ogni giorno veramente il disagio. Ancarano, Grado, questo non è ammissibile e siamo tutti quanti d'accordo qua. Pertanto quello che ha detto l'assessore Giorgi ha ragione, bisogna trovare uno spazio, bisogna trovare i soldi, i finanziamenti, non è semplice. E poi anche un passaggio che ha fatto Bosazzi è se viene riqualificata, ristrutturata quella piscina bianchina, una persona non può avere, come dire, il senso che mi crolla di nuovo addosso. L'ha detto poc'anzi. Mi pongo il problema, insomma, perché io mi pongo, conoscendo un po' piscina, anche le persone di una certa età, mi pongo questo problema. Uno si può porre questo problema, pertanto, io ripeto, noi siamo favorevoli, ora riqualificarla o farla nuova, ma presto,
Tra poco arriverà il bilancio, vedrete l'importo importante. La sala burocrazia, lo sappiamo, la burocrazia in Italia, no? Il progetto, la gara d'appalto, insomma, cioè noi ci impegneremo, ci impegneremo, a fare la più presto, là. Ristrutturarlo col Porto Vecchio, però ci impegneremo, questa è la verità. Ma ricordiamoci la burocrazia. Nuova. Tutto Green. Allora, intanto, fine agosto, mozione firmata da Green Gabrielli, quindi non ci vedo Tony da campagna elettorale, perché mi consta che Gabrielli sta nel centrodestra. lunedì, interrogazione. Gabrielli, Green, Cavazzini, poi io mi sono permessa di chiedere anche a Morena e a Martini che Cavazzini e Gabrielli non sono d'accordo, quindi ancora una interrogazione su Acqua Marina, Porro, presentata lunedì, ancora una volta quindi non ci vedo toni di campagna elettorale. Purtroppo è accaduto questo fatto a fine luglio, assolutamente del fatto in sé l'amministrazione è incolpevole e quindi ci sono consiglieri di entrambi gli schieramenti che pensano che la piscina vada ricostruita nel luogo dove si trovava. Quindi non sarà difficile, viva Dio, siete tutto il giorno che parlate con l'autorità portuale d'Agostino per questioni altrettanto importanti per la città, aprire un'interlocuzione anche rispetto a questo. E trovo assolutamente normale aprire anche una correttissima ed istituzionale interlocuzione con l'autorità giudiziaria, perché il ponte Morandi, voglio dire che ci sono state anche delle persone che sono decedute rispetto a quella tragedia, per fortuna qui non è accaduto lo stesso. Grazie a Dio, diciamo che sono riusciti a chiudere delle indagini molto complicate, non credo che quelle fossero facili, proprio perché c'era un bisogno anche di pubblica utilità. Bene che ci sia questo stanziamento, lo apprendo questa sera, nel bilancio che andremo a studiare a breve, ma io continuo a credere che la soluzione migliore sia farla, ricostruirla quanto prima nel luogo dov'era, perché purtroppo in Porto Vecchio. Ma io verrò a stringere la mano al sindaco se terminiamo di utilizzare entro il 2021 i 50 milioni Renzi Franceschini, perché non è facile come partita. Quindi continuare a dire alle persone che a breve la costruirete una nuova lì, secondo me li stiamo illudendo. Per non dire poi la presa in giro. Nessuno ha detto breve. Per non dire poi la presa in giro di cominciare a parlare di saune e altre cose che per persone che andavano alla piscina terapeutica per motivi di cura e di salute, veramente vi invito a non associarlo più, perché è uscito, ma evidentemente è uscito male, assessore. Però è vero, qualche consigliere di maggioranza. È veramente offensivo per queste persone. Di spa invece dice breve, dice vi prego, vi prego. Ci sono anche le firme di Gabrielli fin dall'inizio, quindi non è una questione di campagna elettorale, davvero. Fate il possibile per ricostruirla lì, fate il possibile. Cioè, è stata provata. Ecco, io voglio usare il buon senso e la ragionevolezza, perché tendo ad usarli perché mi appartengono di base. Allora, dico, la valenza sociale della piscina, dell'acqua marina è altissima. I bisogni delle persone sono anche altissimi e altrettanto importanti, e di questo siamo a conoscenza perfettamente tutti, perché nostri amici, nostri vicini, i figli, gli anziani la utilizzavano più o meno tutti, perché questa era la piscina terapeutica presente in città e noi ne prendiamo perfettamente atto. Però dobbiamo essere altrettanto consapevoli che la piscina è sotto sequestro, nessuno di noi è in grado di dire e dare le tempistiche per quando ci sarà il dissequestro. La piscina è di proprietà del demanio e quindi non del comune di Trieste. Hai detto, Giorgio. Quindi, preso atto di tutto questo, noi non siamo veramente a conoscenza delle tempistiche, ma neanche per poter fare un progetto, ma neanche per valutare gli effettivi danni, perché noi abbiamo visto il crollo del tetto, ma noi non sappiamo dentro i danni che ci sono concreti. Quindi ad oggi, quando io vedo delle interrogazioni lecite, corrette, pongono delle domande, ma non ci sono gli interlocutori del caso per dare delle risposte, perché è impossibile fare in questo momento delle valutazioni tecniche, dei progetti di ricostruzione, perché non si riesce proprio a fare queste valutazioni, ma anch'io le vorrei, verrebbero fatte nel tempo più breve possibile. Anch'io vorrei si potesse agire sul dissequestro nel tempo più breve possibile, perché un bisogno che non è di destra, di sinistra, dicendo è un bisogno bisogno della città e soprattutto di chi in città ha delle fragilità, quindi la categoria che dovrebbe essere tutelata in primis.
ma in questo momento è impossibile intervenire in tal senso. E dico io, chissà quanti anni saranno necessari per la situazione dell'attuale piscina, se in un tempo più breve vengono stanziati dei soldi per avere su proprietà comunale una piscina terapeutica nostra, io dico intanto ben venga, perché ripeto, non c'è l'interlocutore per fare nessun tipo di valutazione di costi, di risistemazione, cioè, in questo momento è l'autorità non portuale, c'è. È un soggetto comune. No, ma neanche sotto sequestro non puoi fare nessuna valutazione in questo momento di progetti, di costi, di riqualifica. Non si può entrare sotto sequestro. Dopodiché, sulla volontà, penso sia comune e condivisa assolutamente da tutti, perché non è la volontà di uno dell'altro. Solo un pazzo che sia di qualsiasi partito può pensare di tenere bloccato una cosa del genere. Cioè, bisogna veramente essere dei pazzi scatenati. Per cui credo che tutti convengano su questa cosa qui. È importante capire le tempistiche e quello che si può fare. Un gentile tentativo con l'autorità giudiziaria. Un gentile tentativo si può fare, c'è quotidiano, certo, però, c'è quotidiano, però sai cos'è? Dopo chiedo scusa. Il problema è un altro. Io non ho dubbi che l'autorità portuale vorrà avere nuovamente la piscina terapeutica ricostruita, perché immagino dovrà poi rifarsi su quelle che saranno le cause e gli eventuali, fra virgolette, colpevoli. Non ho dubbi su questo. Però la grande problematica per l'amministrazione comunale è proprio dare risposte immediate, valutazioni, che vuol dire non veloci, perché l'immediato in burocrazia, tu lo sai che ha delle tempistiche, perché insomma hai fatto l'assessore, delle tempistiche che a me fanno cadere i capelli, però fanno preoccupare sempre. Per questo sempre. Che penso che non sia impossibile interloquire con l'autorità portuale, ma con l'autorità giudiziaria, perché ho fatto l'assessore. Il sindaco lo sta facendo, però, Green, ti prego. Facciamo chiarezza sui cittadini, chi si fare cosa e di chi sono le proprietà. Comunque valutazioni tecnico-strutturali sono impossibili. Io vorrei dire solo che il dissequestro arriverà e io mi auguro che arrivi anche velocemente, quindi dal mio punto di vista bisogna essere preparati nell'intento e nella volontà di tutti di ricostruirla lì dove sta, magari facendo anche un lavoro di ricostruzione con anche da un punto di vista estetico, diciamo, perché si può fare anche questo lavoro là, questo lavoro qua, e dare delle risposte certe, concrete, a tutti gli utenti che si stanno lamentando del silenzio assordante che c'è su questo tema, perché il problema grosso è questo qua, che non hanno nessun tipo di risposta se non progetti, come dire, campati per aria, perché il discorso della SPA in Porto Vecchio è una buttade, perché non c'è nulla di concreto, e poi c'è sempre il solito problema che in Porto Vecchio va messo tutto lo sgabuzzino di Trieste. Inoltre vorrei dire che anche se il progetto di Porto Vecchio, anche se il wellness o la spa potessero realizzarsi in futuro, nulla osta che quel discorso possa andare avanti e che comunque ci sia una riqualifica dell'acqua marina. Che il demanio provveda alla riqualifica, perché è una sua struttura su una sua area. Io non posso permettermi, se tu devi ti crolla un muro dentro la casa, venire a ricostruirtelo io. Questa è una problematica che bisogna far chiarezza ai cittadini, per cui ben venga che il demanio e l'autorità ricostruiscano la piscina terapeutica. Se poi nel frattempo ne avremo due, io credo che Trieste non abbia questo problema, anzi le dimensioni di quella piscina erano limitate rispetto a quelle che erano le utenze e le esigenze. Per cui ben venga, ma se domani mattina di sequestro non si può realizzare, ma stappiamo lo champagne, ma mi pare che sia una cosa abbastanza chiara. Ma tutti valutare le tempistiche. Io verso la fine. Fare solo una considerazione. Cioè, allora, intanto poi bisognerebbe anche capire però quanto costa, poi costerebbe rimettere, metti caso che non lo fai lì, cioè il costo e beneficio, certo, di quanto costa poi riqualificare quell'area con questo edificio caduto lì, insomma, collassato. Quindi bisognerebbe vedere un po' il costo-beneficio in generale, anche se dell'autorità portuale, perché comunque quella è una zona in qualche modo all'interno della città, e quindi e poi penso che si possa anche collaborare tra enti, no? Ma certo. Quindi io penso che ben vengano i 7 milioni stanziati, non so quanto, quello che noi vedremo nel bilancio per questo nuovo edificio, però ciò non toglie che se venisse, forse avrebbe senso pensare che forse costerebbe anche di meno
rifare solo il tetto e rimettere a posto la vasca, non abbiamo subito il danno, bisogna fare la vasca, bisogna vedere, però se non lo vediamo anche fare sul nulla, no? Cioè è molto importante anche capire come sono le situazioni in verità. Io mi auguro che presto venga dissequestrata e che presto si vedano le condizioni e forse si vede che può costare anche di meno. Uno. E due, penso che c'è questo fatto di mettere tutto in Portovecchio, no? Apro una cosa, no, ma veramente lei dice lo sgabuzzino, ma sembra il metri quadrati. Ma ho capito, ma ci vuole un progetto, sì, però è un progetto di mettere tutte le robe dentro il tappeto, qualsiasi cosa, no? Beh, però, cioè, scusate, diventerà una specie questo Portovecchio, un patchwork di delle robe più astruse. Io credo che la nostra città ha ben pochi spazi di sviluppo. Perché insomma abbiamo perso gran parte del nostro territorio, io credo che non ci siano questi spazi. La possibilità di Portovecchio dà veramente una visione diversa a quella che è Trieste, per cui è una visione diversa, ma ci vuole una visione organica, non ci può essere una visione che se spazio noi costruiamo là perché c'è spazio e qualsiasi cosa, cioè ci deve essere una visione organica, ma allora io chiedo facciamo finta, allora che c'è un minimo di visione, c'è, però, per quello che abbiamo votato, però invertiamo i ruoli, lei fa il sindaco la prossima volta. Ecco. Lei sa benissimo che non può intervenire su un'area demaniale, ma nemmeno la polizia locale può andare a dare le multe sulle rive. Ma perché? Cerchiamo un attimo. Ma no, però potete parlarvi tra enti, non è che non vi parlate. Per dare oggi una risposta a un'esigenza assoluta di servizio a dei cittadini. Ma in quanto tempo costruite una cosa nuova, per esempio? Chiamate i cinesi che fa gli ospedali e fermi subito. Chiamiamo i cinesi. Abbiamo iniziato con i cinesi e finiamo con i cinesi. Abbiamo detto questa mattina questa cosa che questa interlocuzione col demanio sia così difficile e complicata. Abbiamo iniziato la riqualificazione del Portovecchio col demanio, l'autorità portuale, la regione, ed improvviso su una robina come dire grande come la piscina acqua marina, no, non possiamo interloquire col demanio. Quanto vuoi dell'amministrazione comunale andare a prenderli e dirgli: guarda che io ho i miei concittadini che mi chiedono di capire quanto costerebbe andare a riqualificare lì, e poi con gentilezza, tono istituzionale, savoir faire, aplomb, tutto quello che volete, andare anche a farsi un giretto in tribunale come sindaco della città e rappresentargli col cuore in mano il fatto che c'è un sacco di gente con problemi di salute che chiede di sapere un minimo le tempistiche, perché forse con i 7 milioni, bravi, facciamo prima di costruirgliela là. Cioè, è tanto difficile provare questa strada? Ma io credo che stiamo provando questa strada. Però una delle problematiche è fintanto che con aplomb non cominciamo a dissequestrarla, nessuno si potrà rendere conto di quello che poi effettivamente è successo sotto, non soltanto con il tetto che è crollato, ma se ci sono altri danni. Allora, questo lo potremo scoprire soltanto quando verrà dissequestrata. Allora, siamo in chiusura, siamo già, vedi, quando uno si diverte arriva tutto. Allora, dopo la pubblicità rimanete con noi, perché c'è un'intervista con Chang Zhang, che è il presidente dell'Associazione Culturale Porta d'Oriente, e ci racconterà forse un pochettino. Forse può aiutare a fare la piscina. Sì, credo, c'è l'interlocuzione. In tempi brevi. Credo che per il momento abbia altri problemi. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio anche i telespettatori che sono stati particolarmente, come si dice, loquaci, no? Perché brillanti per quanto riguarda le cose. Creativi. Mi hanno anche paragonato a una DAF. Creativi. Che è sempre meglio che essere paragonato a una DAF. Ma insomma, vabbè, questo è per chi ha un'età. Allora, grazie a Antonella Grimm, grazie a Valentina Repini, grazie a Sabrina Morena, grazie a Lorenzo Giorgi, grazie a Manuela Declic, grazie a Salvatore Porro. E grazie a Umberto Cosazzi. Adesso poi questo... No, solo poi quell'altro, si arrabbia ed è invidioso. Rimanete con noi ancora per un quarto d'ora circa.
Allora, questa ultima parte di Ring la passiamo in compagnia di Chen Zhang, ho detto pronunciato giusto? Esatto. Okay. Che è il presidente dell'Associazione Culturale Porta d'Oriente, componente la comunità cinese triestina. Il titolo che vedete in sovrimpressione, Virus, cautele, tranquillità, insomma, tiene conto un pochettino delle esortazioni dell'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, che non più tardi di questa mattina, commentando anche la decisione da parte del governo di dar vita alle procedure di calamità, ha invitato comunque la popolazione ad essere tranquilla e ad osservare una enorme cautela. Immagino però che la popolazione cinese a Trieste è preoccupata quantomeno perché qualcuno potrà avere dei parenti, degli amici, dei conoscenti proprio nelle zone maggiormente interessate dal virus. Questo virus è arrivato proprio in questo momento del Capodanno cinese, quando c'è un grande flusso di persone che vanno e tornano dalla Cina. Questo fa sì che diventi ancora più preoccupante. Molti miei amici a Trieste hanno anche annullato, se non posticipato, il proprio volo per la Cina, proprio preoccupato per il coronavirus. Ma il virus, forse anche, quantomeno l'attenzione doverosa nei confronti del virus, probabilmente ci dice anche molto, no? Della Cina che noi non conosciamo. Per esempio, sentir parlare del Capodanno cinese, uno magari fa la comparazione con il Capodanno italiano, dice, è tutta un'altra cosa, mi pare di capire, no? È un fenomeno molto interessante che avviene prima del Capodanno cinese, è il Chunyun, sarebbe il trasporto, che sia il trasporto di persone, che sia il prima del periodo di Capodanno cinese. E lì c'è una grande mobilità. Il fatto che il governo sia molto preoccupato perché ci sono tante persone contagiate che in questo momento sono uscite, sono andate fuori dalla città colpita, Wuhan. Ecco, la città colpita, anche questo, no? Nel senso, l'italiano medio conosce, sa che esiste Pechino, sa che esiste Shanghai, sa che esiste Hong Kong. Questa città salta fuori agli onori della cronaca in queste circostanze e qualcuno magari potrebbe dire, sarà una città di provincia, eccetera, viene fuori che ha una popolazione di poco inferiore ai 10 milioni di abitanti, se non addirittura di più. C'è anche questo, no, che noi forse fatichiamo a capire della Cina, cioè del fatto di essere una nazione con grandi... dai grandi numeri. Quando si parla della Cina, ecco, abbiamo questi numeri. Tutte le città cinesi sono abbastanza popolate. Credo che Wuhan, non vorrei sbagliare, sia classificato come secondo o terzo livello di città cinesi, no? Perché si classificano in base alle infrastrutture e a popolazione. Dove viene ad essere esattamente? Centro proprio della Cina. Tra l'altro sembra, adesso non so se sia vero, ma sembra che la maggior parte delle mascherine antivirus che circolano per il mondo siano prodotte proprio in quella zona. Ho letto questo, non so se è una notizia messa in giro così oppure se effettivamente è vero. A livello locale, la comunità cinese come vive questo momento? Abbiamo detto prima, con apprensione, con paura, immagino. Con paura sì, per... Come italiani che sono preoccupati per il contagio di questo virus, anche noi abbiamo abbastanza paura. Tant'è che qualcuno, dopo il Capodanno cinese, rientra dalla Cina, quindi siamo un po' preoccupati per queste persone che rientrano. Del resto
delle persone che vivono qui, ecco, non c'è grande rischio. Sì, sì, capito. E quanti sono poi i componenti della comunità cinese triestina come numero? Su indicativamente su 2-3 mila, poi ci sono delle persone che si muovono, che vanno e vengono. E ci sono anche, più a livello forse nazionale che a livello locale, delle, adesso anche sui nomi da dare alle cose si può anche mettersi d'accordo, eccetera, però ci sono degli episodi un pochettino così, boicottaggi per esempio dei ristoranti cinesi, si sa anche che ci sono dei ristoranti cinesi che negli ultimi giorni hanno subito un calo di presenze, eccetera. Si sa per esempio, visto da qualche parte, che in alcuni casi viene anche rifiutato l'ingresso magari a turisti cinesi negli alberghi, eccetera. Questo è al momento circoscritto, eccetera. Vi preoccupa questo eventuale possibile sviluppo? Per quanto riguarda i turisti cinesi, cioè anche noi siamo preoccupati, lo stesso. Però per i ristoratori locali non c'è tanto da preoccuparsi, anche perché se i cinesi vivono qui come gli italiani, non c'è la possibilità di contagio. E anche tutto il cibo non proviene dalla Cina, bensì è tutto fornito qua con tracciabilità, insomma, in Italia. Ecco, poi molto anche si discute, alcuni anche ironizzano, però insomma, su determinate abitudini che magari spinte all'estremo, alcuni dicono possono aver dato vita al virus, che alcuni dicono sia stato propagato, correggimi se dico delle sciocchezze, almeno così ho letto, da un serpente. È vero? Non è ancora accertato sull'origine di questo virus. Cioè non saprei rispondere. No, poi avevo letto che insomma ci sono queste abitudini alimentari particolari che quindi potrebbero anche aver dato vita al virus. Ma insomma, queste sono cose poi che dovranno essere eventualmente analizzate e perfezionate. La risposta da parte del governo cinese, in ogni caso, mi sembra al momento di grande trasparenza e collaborazione. Qualcuno avrebbe anche potuto pensare ad un atteggiamento diverso. Invece, da quello che ho letto, da quello che ho sentito, mi sembra che le autorità cinesi, dopo un, diciamo anche, siamo realisti, dopo un comprensibile momento di, come dire, dove bisognava un pochettino cercare di capire come muoversi, come gestire la cosa, mi sembra di poter dire che insomma stanno fornendo tutti gli elementi possibili per arrivare ad una soluzione della questione. Sì. Il governo cinese ha fatto vedere tutti i dati sulle persone contagiate e persone morte a causa del virus in tempo reale, in modo che noi possiamo seguire, capire dove, come si sta sviluppando in Cina. Noi come comunità cinese a Trieste, noi abbiamo anche fatto dei contributi comprando delle maschere da inviare in Cina, perché sappiamo che adesso in questo momento ci sono poche maschere nel mercato cinese. Ma per esempio non so, avete riscontri? Si diceva che la città è stata isolata, quindi che ci sono, forse c'erano, nel senso, problemi di rifornimenti alimentari, eccetera. Sapete se la questione si è in qualche modo sbloccata o no? E da quello che so, perché noi i cinesi che stiamo in Italia, la maggior parte proviene dalla provincia di Zhejiang, che è sud-est, sulla zona di Shanghai. E la città, insomma, non
tanto colpita come Wuhan. E lì ho sentito dei parenti, anche amici, e mi dicono che c'è tanta preoccupazione e molti hanno preferito stare a casa per evitare i contagi. Che tu sappia, per quanto riguarda la, come posso dire, il carattere del popolo cinese, che mi rendo conto che sto, sto facendo una domanda che può sembrare strana, però per esempio, buttiamola così, allora gli inglesi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, che hanno vinto in qualche modo, hanno accettato il razionamento alimentare, eccetera, senza batter ciglio, facevano le code, c'erano le tessere, eccetera. Da questo punto di vista, la popolazione cinese, se il governo, se le autorità sanitarie chiedono o anche impongono un determinato comportamento, poi cos'è? È una popolazione che obbedisce oppure trasgredisce, nel senso... A che regole? In genere, proprio in maniera... Cioè, per esempio, gli inglesi si sa che sono ligi a quello che è, dice loro, la regina o chi per lei. Gli italiani già un po' meno rispetto alle direttive del governo su determinati argomenti. I cinesi come sono? Granitici nelle cose oppure ci sono degli individualismi che in questo caso... potrebbero, come dire, adesso non voglio dire compromettere le misure di sicurezza, ma che potrebbero dar vita a qualche momento di protesta o di insoddisfazione? Beh, in questo momento di grande terrore... Certo, ho capito quello che intendi. Ecco, secondo me tutti cercano di rispettare le regole imposte. Forse qualcuno per Capodanno non ha rispettato, perché per voglia di tornare a casa non è rimasto a Wuhan. Ecco. Ma questo il concetto di tornare a casa per Capodanno, ecco, così chiudiamo più o meno come abbiamo iniziato, che è qua che forse noi non riusciamo bene a sintonizzarsi su questo. Beh, se vogliamo paragonare, è come Natale per gli italiani. Si torna a casa, si fa il cenone in famiglia. E questo è il senso del Capodanno cinese. E quindi per questo anche gli spostamenti, è proprio una tradizione sentitissima. Esatto. Anche perché immagino che lì torna il discorso delle città grandi, delle distanze, eccetera. Quindi è un discorso da quel punto di vista molto, molto complesso. Allora, io ringrazio Chan Zhang per essere stato con noi. Buon lavoro e, insomma, speriamo che questa situazione vada a risolversi bene, ricordando che purtroppo ci sono anche delle vittime, ecco, perché... Bisogna ricordare purtroppo anche questo. Sembra quasi che, chiedo scusa, che sia un dato quasi secondario, no? in questo tipo di ragionamenti che facciamo noi adesso, il numero delle vittime. Però le vittime ci sono. Sì. Lo dicevo, le vittime ci sono. Sì, no? E noi cerchiamo, sembra quasi che sia secondario, no? Riflettere su questi numeri. Sì, invece sono molto vicine, perché sono accaduti anche casi nella mia città natale, dove sono persone morti a causa di questo virus. Grazie per essere stato con noi e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Buona serata a tutti. Ring torna la prossima settimana, giovedì alle 21.